Io ieri vi ho scritto una mail di getto e vi ho raccontato quanto mio papà amasse la nostra azienda, la sua Mediaset, lo sappiamo tutti, non era necessario dirlo, però ho sentito il bisogno di farlo. Vi devo dire che anche negli ultimi giorni il suo amore per il nostro lavoro, la televisione come l'ha sempre chiamata lui, la sua voglia di portare al paese calore, divertimento, gioia, informazione, è stata viva, sempre, sempre. Tra gli ultimi ricordi che ho con lui sono davanti alla televisione, guardando programmi e nel bene e nel male, lui era sempre pronto a entrare nel nostro lavoro e mille volte mi ha detto: ma come fate? Io sono orgoglioso di te. E sono orgoglioso di tutta la nostra azienda perché portiamo la vita nelle case degli italiani. Oggi vi devo ringraziare anche perché abbiamo fatto in questi giorni, avete fatto, veramente avete fatto un lavoro straordinario. Io sono rimasto colpito dalla capacità, la velocità, la forza, l'attenzione. Siamo una grandissima azienda, quindi vi ribadisco che lui è sempre stato orgogliosissimo di noi e come vi ho scritto ieri, mi sento di dire perché è la verità, che al di là della conoscenza personale è come se vi avesse amato uno per uno. Quindi grazie veramente di tutto, grazie veramente di tutto. Ora è difficile trovare le parole, ma mi vengono spontanee, no? Questo è un momento tosto per noi figli, ma per tutte le persone che gli hanno voluto bene o in qualche modo si sono sentite toccate, dalla sua generosità e dalla sua grandezza, è un momento difficile. Però, ragazzi, mi viene naturale chiamarvi così, da stasera. Da domani noi facciamo click e torniamo ad essere l'azienda viva, piena di energia, di forza, esattamente come è stato lui per tutta la sua vita e come lui vuole che noi si sia. Quindi da domani cambiamo marcia e guardiamo avanti. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre nei nostri cuori. Quindi quello che vi posso dire è di continuare a fare il nostro lavoro, il vostro lavoro con orgoglio, con rispetto, perché questa è una cosa che lui ci ha sempre insegnato e permettetemi di dire con un po' di presunzione Mediaset e che noi mostriamo tutti i giorni all'Italia, perché è così. E poi con tanto entusiasmo. E infine la parola più importante, e anche questo è un complimento per lui e per noi, e sono convinto di quello che dico. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà. Noi siamo liberi, siamo un editore libero nell'agire in termini imprenditoriali e soprattutto in tutto quello che portiamo nelle case degli italiani, degli spagnoli e speriamo presto anche di altri paesi. Quindi ragazzi, come vi ho scritto ieri, dobbiamo lavorare con ancora più convinzione, con ancora più decisione e dobbiamo lavorare per rendere la nostra carissima Mediaset un'azienda più forte, più viva di quello che è, e essere ambiziosi. Lui non si fermava davanti a niente. Noi non ci fermeremo davanti a niente. Io vi voglio bene, anzi, esagero, ma è la verità. Io vi amo. Grazie. 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 Siete un pezzo enorme della mia vita e della nostra vita.